Questa è la quarta tappa europea di questo evento, si è partito qualche settimana fa in Portogallo e siamo arrivati in Italia. Un'esperienza costruita su due formati, un formato dedicato ai dealer, quindi con un'esperienza a 360 gradi, e un formato invece destinato e dedicato al consumatore finale. Abbiamo qui con noi ovviamente una flotta di bici importante, circa un'ottantina. Si tratta di bici Lumen, che sono le nuove nostre IMTB Light della collezione 2023, e abbiamo anche con noi in gamma la Solace Gravel, che è la nostra altra bicicletta dedicata al mondo gravel. Tutte bici equipaggiate con motore TTU, e in questa bellissima location abbiamo organizzato una serie di tour proprio per permettere ai nostri consumatori finali e ai nostri dealer di provare questa bici. Le tappe andranno avanti in tutta Europa fino alla fine dell'estate, proprio appunto per cercare di promuovere questa tipologia di nuovo concetto e prodotto. Perfetto, va bene. Adesso andiamo a parlare con gli esperti tecnici, che ci illustreranno gli aspetti, diciamo, più da incalliti di queste bici. Grazie, ciao! La Lumen è stata creata, è nata dalla base della Spark da Trail. Rispetto a una trail muscolare, a 130 anteriore come escursione, 130 posteriore. Quindi anche qui abbiamo utilizzato la nostra integrazione della sospensione posteriore, inclinando leggermente di più l'ammortizzatore, ci ha permesso di montare il nuovo motore. Nuovo motore anche Scott, dopo un anno di test con altre aziende, piuttosto che, ha deciso di equipaggiare la sua bici Light col motore TQ. È un motore molto piccolo, lavora direttamente sul movimento centrale, non ha frizione, quindi è molto libero anche quando spegniamo la bici. E la particolarità di questo motore appunto è la silenziosità. Abbiamo una batteria da 360 integrata, con la possibilità del montaggio della seconda batteria da 160 wattora. Quindi è una bici veramente con 520 wattora di autonomia delle due batterie, facciamo quasi 2000 qualcosa metri di dislivello. Quindi nelle mani anche di quello che è, diciamo, il target di riferimento, è una bici che può comunque fare parecchia strada. Assolutissimamente sì, logicamente è una bici adatta per chi ha già un allenamento, quindi che viene dal cross country, che viene dal trail, che ha già un po' di ore nelle gambe, come si suol dire. Chiaro, quindi è un utente che verrebbe dalla muscolare, dalla Spark fondamentalmente. Assolutissimamente sì, e infatti le bici light di ultima generazione sono bici realmente che ti permettono di far tutto, e con 130 le sue sospensioni ci permette di affrontare in modo molto più maneggevole le discese e anche in sicurezza. Ho visto che provandola oggi, e fondamentalmente al netto del primo giro che dovevamo un attimo capire la bici, poi nel secondo giro alla fine l'abbiamo utilizzata quasi sempre solo nella modalità, diciamo, il primo livello di assistenza, il primo step, esatto, di supporto. Quindi del motore, fondamentalmente alla fine veramente è stato quasi come pedalare con una bici muscolare. Sì, la particolarità soprattutto di queste motorizzazioni è di dar la possibilità in situazioni molto con salite molto importanti, quindi pendenti, piuttosto che, di utilizzare tutti e tre gli step di supporto del motore all'utente finale. In turbo, chiamiamolo turbo, nella fase 3 ha una spinta veramente eccellente, ma regolare. L'intermedio qualcosa in meno, fino ad arrivare allo step, primo step, che è già un ottimo aiuto. Con 50 newton di TQ hanno trovato il giusto equilibrio tra bici pedalabile e bici con l'assistenza. Ok, perfetto. Bene amici di Cyclingside, non ci resta che consigliarvi di venirle a provare ai bike test, perché veramente è una bici che merita di essere provata per capire come effettivamente funziona. Ciao a tutti.